Salve a tutti i miei utenti e bentornati a questo nuovo episodio delle vostre classi di prestigio. Allora, mi avete consigliato questa classe. Io non l'avevo mai notata, l'ho riletta la prima volta. Ho visto che non ha particolari capacità e ho dovuto leggerla più di una volta per trovare in questa classe quello che era celato. Cioè, è una classe, diciamo, un po' anonima, poco conosciuta, credo, ma racchiude in sé molto potenziale per il gioco di ruolo. Sì, non posso dire che non mi sia piaciuta una volta che sono entrato un attimo nell'ottica. La prendo dal Draconomicon. Sto parlando del Cavaliere di Platino. Questa classe è molto particolare, cioè, non essendo incentrata, diciamo, su campagne normali, è poco utilizzabile. Questa classe è molto incentrata invece su campagne a tema dei draghi, come tutte le classi del Draconomicon, ma questa specialmente, perché sulle capacità il suo esistere è legato ai draghi. Già dai suoi requisiti, da quello che prende come grado di abilità, dalle sue capacità, è tutto strettamente correlato ai draghi. Quindi questa classe è, diciamo, inscindibile dai draghi. Ma con qualche piccola dilatazione può essere anche legata a qualche altra razza, qualche altro mostro. Quindi molto anche malleabile. Bisogna avere fantasia in questo gioco. Quindi ecco, cerco sempre di dare più spunti per usare più classi che magari non vengono utilizzate. Io l'ho presa in considerazione perché merita di spenderci due parole. Iniziamo a esaminarla. Il punto chiave di questa classe sono i suoi requisiti, che fanno quindi del personaggio, lo instradano in quello che sarà il cammino del Cavaliere di Platino. Andiamo a vederli. Non sono molto selettivi, ma sono particolari. Intanto può essere solamente buono il Cavaliere di Platino. Tacco base 5, quindi denota di essere un combattente. Conoscenze arcane 4 gradi, diplomazia 6 gradi. Talento amico dei draghi, che è un talento specifico di questo manuale che ha a che fare con i draghi. Per chi ha rapporti con i draghi e comunica con loro, non solo li attacca e li uccide, e deve sapere il draconico. Ovvio, per parlare con i draghi che magari conoscono solo il draconico, qualcuno conosce solo il draconico, anche se sono molto pochi. Già qui si denota qualcosa di particolare. Ci possono stare tutti i requisiti, ma perché conoscenze arcane? Sei una classe per combattenti, da quello che si vede. Combattenti barra paladini, che diplomazia, amico dei draghi, e in più il linguaggio extra, che è una cosa particolare. Per prendere certi linguaggi bisogna avere certe classi o certe, diciamo, capacità. Non tutti i linguaggi sono subito selezionabili. Tutto questo ha un suo motivo. Intanto, conoscenze arcane è un'abilità che può essere usata, stando a questo manuale, ma anche leggendo, per conoscere i draghi. Cioè, praticamente, il Cavaliere di Platino, legato ai draghi, sia come nemici che come alleati, è essenziale che lo abbia. Conosci il tuo nemico, conosci anche il tuo amico. Quindi lui conosce tutto, cerca di conoscere più cose possibili. Infatti, sulle abilità che prende, che ne prende proprio poche, due più intelligenza, ha conoscenze arcane, oltre a tutte le abilità tipiche del guerriero, come cavalcare, in più la diplomazia, intimidire, guarire, un misto di abilità di varie classi. In più, amico di draghi ci fa capire che è incentrato sul dialogo, è incentrato come migliorare la diplomazia, è incentrato alla mediazione o ai rapporti con queste creature. E infine, il draconico fa capire che lui devi avere la conoscenza dei draghi, devi sapere la loro lingua, devi parlare con loro. E per parlare con un drago, puoi sì parlargli anche in comune, ti capisci, ma se parli nella sua lingua, già ti prende più in considerazione. Almeno così la vedo io. Ma chi conosce i draghi sa che sono tutti diversi, ma tutti sono arroganti, strapotenti, si credono di essere creature quasi divine. Quando cominciano a essere più adulti, sia i buoni che i cattivi che i neutrali, tutti i draghi sanno che sono superiori. Quindi,
mostrare un aspetto loro pari, cioè la loro lingua, che è un linguaggio che non tutti possono apprendere, denota già che vale la pena parlare con quell'interlocutore. Questo ovviamente è uno spunto per gioco di ruolo, non è una regola. Andiamo a sviscerare questa classe. Dare vita all'aura 8. Già non è un combattente, sembrerebbe, ma il tiro per colpire massimo è di salvezza del chierico. Quindi è un misto amalgamato, particolare. Cosa prende questa classe? Essenzialmente non ci spenderò tante parole, che prende veramente poco. Ogni livello pari, livello di incantatore aumentato. Primo livello, immunità alla presenza terrificante. Cioè lui non è più affetto da a paura dei draghi, sia buoni che cattivi. E il punire i draghi malvagi. Capacità che è identica al punire il male, solamente che fa effetto sui draghi malvagi. Molto limitata e anche poco utile. Ma a noi non interessa questo. Interessa perché ce l'abbia. Perché lui è un emissario, il cavaliere di Platino. Agisce per il dio Bahamut per combattere i draghi malvagi. È una capacità che non gli poteva mancare. È la sua, è praticamente unica. E si adatta perfettamente a quello che deve essere un mediatore, ma anche un, diciamo, emissario per punire draghi che fanno delle nefandezze. Infatti, nella sua descrizione, dice che molto spesso questa classe combatte a fianco di altri draghi. Ecco perché tutte queste, diciamo, abilità, questi talenti incentrati sui draghi, non solo per combatterli, ma anche per essergli amico. Immaginate questa classe che è alleata a un drago metallico. Spunti molto diversificati per le avventure. Ma il drago metallico perché dovrebbe agire con lui? Deve essere convinto. Magari deve vedere in questo personaggio qualcosa. E lui ha tutte le carte in regola per riuscire un attimo a stupirlo o a rendersi minimamente utile a una creatura tanto potente. Terzo livello, Scaglie di Platino. L'armatura naturale del personaggio aumenta. Comincia a assumere un po' la forma dei draghi, cioè la sua pelle diventa color platino. Sarà solamente questo l'unico modifica, diciamo, tra virgolette, corporea di questa classe. Perché lui rimarrà sempre un cavaliere, più resistente, con piccole connotazioni del suo, diciamo, sua guida del Bahamut, perché il cavaliere di Platino è un emissario di Bahamut, perché si chiama anche il drago di Platino. Con questo, diciamo, è un piccolo dono concessogli. Al quarto gli aumenta i puni dei draghi 2 volte al giorno. Al quinto prende la grazia di Bahamut. Capacità identica alla grazia del paladino, che somma il carisma e i tre di salvezza, però solo contro capacità e effetti dei draghi malvagi. Limitatissima, solo a combattere i draghi. Un po' forte, perché dice che è cumulabile alla grazia del paladino. Quindi se un drago di Bahamut, un cavaliere di Platino paladino, avrebbe il doppio del carisma e i tre di salvezza, quasi immune a tutti gli effetti dei draghi, diciamo. Quasi, ha una bella spinta. Andando avanti, al settimo, gli aumentano l'armatura a 2 punti in più e 3 volte punire il male. Cioè, già lui ha 3 volte punire i draghi malvagi. Punire i draghi malvagi, scusate. Quindi può farlo tante volte anche sullo stesso bersaglio. Difficile che si affronti più di un drago al giorno. Se lo si fa, si è molto coraggiosi o i draghi sono molto deboli o veramente si è disperati. Questa capacità di punire il male così, cioè, non dico gratuita, ma data così tante volte, denota che il personaggio è proprio diventa pericoloso per questi draghi malvagi. Ogni suo colpo è potenzialmente devastante. Nono livello, bonus al carisma. 2 punti in più al carisma permanenti. Va molto d'accordo con tutte le capacità di questa classe. Quindi, diciamo, è il fiocco che completa il pacchetto. Se mi passate il termine, lega il tutto, la potenzia un po', perché lui al decimo livello prende solamente un altro punire draghi malvagi e una visione del vero. Una volta al giorno invoca una visione del vero per 1 ora. Non può essere più ingannato, perché visione del vero è l'incantesimo, diciamo, che toglie, fa vedere oltre illusioni, invisibilità, mascheramenti, è il più forte del gioco, quindi non può essere ingannato. E lo rende praticamente sicuro su quello che deve fare, cioè punire, distruggere, fermare i draghi malvagi. Sono
Sulla classe non c'è da dire altro. Sulle statistiche, su come interpretarla c'è tantissimo da dire. Veramente io vedo tanti spunti, specialmente per chi ama i draghi. I draghi sono una creatura molto amata. Io personalmente sono una creatura come tanti, ma so che tutti i giocatori vedono nel drago qualcosa di particolare, qualcosa di mistico. Non a caso il logo del Dungeons & Dragons lo si vede dappertutto. È un drago rosso, è un drago, ci sono sempre i draghi. Nei racconti ci sono sempre dei draghi, perché sono creature a cui ruota veramente tutto il mondo e tutto il gioco fantasy in genere. Quindi non potevo non portarvi una classe legata a queste creature, legata al loro mondo, non solo per combatterle, ma anche per esplorarle nel loro modo di pensare, nel loro modo di fare, nei loro rapporti. Il Cavaliere di Platino è questo: combattente, mediatore, amico. Tutto quello che riguarda, per tutto quello che riguarda questa razza. Non altro da aggiungere. Lasciatemi le vostre impressioni. Ringrazio ancora chi me l'ha consigliata, perché mi ha dato spunto a veramente tante idee. Condividete se siete d'accordo. Fate sapere di questa particolare classe in giro. Vi ringrazio come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.